Nel 2003, l'Agenzia Spaziale Europea, l'ESA, ha spedito un satellite su Marte. All'interno dell'orbiter c'è uno strumento chiamato MARSIS, Mars Advanced Radar for Subsurface Ionosphere Sounding. È un radar che analizza la ionosfera, il suolo e il sottosuolo marziano. Il software per gestire questo strumento girava e gira tuttora, indovinate su cosa? Windows 98! Perché quando è stato costruito c'era quello. Sì, è vero, essendo nel 2003 già Windows XP era uscito, però di questo ne parliamo alla fine del video, del motivo per cui alla fine fu lanciato con Windows 98. Come vi dicevo, il MARSIS è un radar che permette di analizzare la superficie, il sottosuolo e la ionosfera di Marte. Il suo funzionamento è molto semplice, manda gli impulsi a diverse frequenze e ci sono alcune frequenze che permettono di analizzare la ionosfera, altre la superficie e altre il sottosuolo. Uno dei tanti scopi per il quale il MARSIS è stato ammesso su questa missione Mars Express è quello di trovare l'acqua nel sottosuolo di Marte. Cosa già successa nel 2018, quando fu pubblicato un articolo in cui veniva detto che a 1,5 km di profondità del planum astrale, che è semplicemente la calotta polare artica del polo sud marziano, dove fu trovata l'acqua parzialmente congelata. Il MARSIS è uno strumento che è stato progettato in Italia, in particolare presso la Sapienza di Roma. Progetto cofinanziato sia dall'Agenzia Spaziale Italiana, la ASI, che da niente poco di meno che la NASA. Il MARSIS era ed è tuttora considerato uno degli strumenti più innovativi all'interno della missione Mars Express. La sonda infatti non solo è riuscita a ottenere delle informazioni su Marte che prima non sapevamo, ma anche su una delle sue lune, Phobos. You can Benvenuti e ben ritrovati pinguini in questo nuovo video di FK Breaking News. Io sono Valerio e oggi vi porto la storia di come ancora ci sia almeno un computer con Windows 98 non su questa terra, ma su un altro pianeta, ovvero su Marte. Beh, non è proprio Marte, ma è l'orbita di Marte. Prima di cominciare vi voglio ricordare come al solito di iscrivervi al canale e di cliccare la campanellina. Questo perché ho notato che molti di voi che guardate i miei video, tra l'altro io vi ringrazio che guardate i miei video, non sono iscritti al canale. Quindi se non volete perdere gli altri video che porto su questo canale, vi consiglio di iscrivervi. E inoltre, se volete, seguitemi su Instagram, qui sotto troverete il mio tag, dove porto anticipazione di video che poi pubblico su questo canale e anche foto del mio cane che fa il cane. Adesso riprendiamo la storia di Mars Express. La sonda si trova nell'orbita marziana da quasi 20 anni e il software al suo interno sta diventando piuttosto obsoleto, cioè o meglio, già penso che era obsoleto già 15 anni fa, però questo è il mio parere. Nonostante che funzioni tuttora molto bene e continua a mandare delle informazioni importanti che permettono agli scienziati di vedere cosa c'è sotto il terreno marziano, potrebbe funzionare meglio se questo software venisse un pochettino ottimizzato. E sviluppare un software aggiornato su una piattaforma obsoleta, che tra l'altro è una sorta di grossa contraddizione, piattaforma obsoleta che tra l'altro non esiste più, ovvero Windows 98, non è semplice. Vallo a trovare un computer di 20 anni fa su cui farlo. Certo, qualcuno potrebbe dire esistono le macchine virtuali, però diciamo sviluppare un software da mandare su un satellite sviluppato su una macchina virtuale, non so quanto questo possa essere, diciamo, ottimo, nel senso che i test avranno gli stessi risultati. Ricordiamoci che una volta mandato il software e se tutto salta non esiste un secondo tentativo, e poi non è che si trova dietro l'angolo, si trova su Marte. Inoltre il problema non è solo Windows 98, l'ambiente di sviluppo che fu utilizzato all'epoca per sviluppare il software di MARSIS non esiste più. Quindi cosa vuole fare l'ESA? Abbandonare Windows 98. Infatti, in collaborazione con l'Istituto Nazionale di Astrofisica, INAF, hanno progettato un nuovo software che permette di fare le seguenti cose. Migliora la ricezione di invio di segnali. Migliora il processamento dei dati a bordo, così MARSIS non acquisisce tutto quello che trova riempiendo gli hard disk, semplicemente mantiene quello che serve. E visto che era un computer del 98, suppongo che l'hard disk più grande sarà di 10 giga. Migliora la prestazione delle antenne, che permette di arrivare fino a 4.8 km di profondità. Inoltre migliora anche le prestazioni energetiche, che permetterà di mantenere acceso MARSIS 5 volte di più. Ora, da quello che ho capito, non è esattamente chiaro al 100% se questo aggiornamento prevederà anche il cambio di un sistema operativo. Poiché, come vi dicevo poco fa, l'ESA ha dichiarato che abbandonerà Windows 98, suppongo che non solo avranno aggiornato il software di gestione di MARSIS, ma sicuramente manderanno su anche un sistema operativo. E i dettagli di come questa operazione, ovvero aggiornare un sistema operativo su un computer che si trova un
po' lontano, dal mio punto di vista non è una cosa semplice. Inoltre, se cambiano sistema operativo, quale altro sistema operativo metteranno? Metteranno Windows 10? Metteranno Linux? Mettendo qualcosa di customizzato? Non è ben chiaro. Mi sarebbe piaciuto sapere quale altra soluzione hanno trovato i programmatori e gli sviluppatori. Quindi ritorniamo un po' indietro. All'inizio vi avevo accennato quali potrebbero essere i motivi degli sviluppatori dell'epoca che hanno portato a stare su Windows 98 anziché di utilizzare Windows XP, che tra l'altro era uscito da poco. I motivi non sono dichiarati, questi sono dei miei pensieri. Dunque, motivo numero uno è che quando il progetto è iniziato, ovviamente è iniziato molto tempo prima del 2003, quando fu lanciato, quindi penso che sia iniziato intorno al 95-96. Non sono riuscito a trovare delle informazioni specifiche, però penso che sia iniziato intorno a quegli anni lo sviluppo di questo strumento. Quindi questo cosa comporta? Che la fase di progettazione, implementazione e testing è stata fatta con quello che c'era all'epoca, quindi Windows 98, perché è vero, anche se secondo me ho detto che è iniziato intorno al 95, però non è che il software sia stato implementato da giorno 1. Avranno sviluppato questo programma Windows 98, avranno testato tutto su Windows 98, e queste cose, come voi ben sapete, vanno testate in maniera molto rigorosa, altrimenti va a finire come il Mariner 1. Non sapete la storia del Mariner 1? Attendete fino alla fine di questo video. Quindi quando Windows XP è stato rilasciato, io penso che erano già nella fase finale dello sviluppo di questo radar, e non potevano aggiornare il sistema operativo e rifare tutto il testing sperando che le cose andassero bene. Quindi secondo me si sono tenuti una piattaforma che già all'epoca era in qualche modo già obsoleta, che avevano la certezza che funzionasse, perché alla fine a te serve qualcosa che funziona. Perfetto, pinguini. Anche per oggi ho concluso. Lasciatemi un commento per sapere cosa pensate. Sapete di questa cosa di Windows 98 che si trova a milioni di chilometri da noi? E se non sapete la storia del Mariner 1, andatela a guardare, ve la metterò proprio qui. Questo è un video che ho fatto per FK Storia, che vi racconterà la storia di un set debuggato. E con questo ho concluso. Grazie per avermi ascoltato e ci vediamo alla prossima. Ciao!